Buongiorno a tutti, siamo al Festival del Lavoro a Fiuggi, siamo appunto qua con il segretario generale della UIL e al quale appunto andremo a fare delle domande. Prima domanda appunto è come i sindacati possono contribuire all'uscita del nostro paese da appunto questa crisi? Noi abbiamo, come dire, una responsabilità diretta e una indiretta. Tradotto, quella diretta è la contrattazione, siamo noi soggetti insieme alle associazioni datoriali e alle imprese a stabilire le regole che mettono insieme le esigenze di una, dell'impresa, la sua crescita, la sua capacità di produrre ricchezza e le tutele per i lavoratori. E i contratti nazionali e soprattutto in questo momento i contratti aziendali hanno, come dire, una grande responsabilità. Aggiungendo pure che grazie a Dio una norma prevede un aiuto fiscale per chi fa accordi per produrre meglio, produrre di più e quindi far crescere la ricchezza. E poi abbiamo una responsabilità indiretta che è quella di premere su chi ha le responsabilità politiche nel fare buone politiche per la crescita. In questo momento spingiamo più non posso sul tema fiscale, perché chiaramente il vero problema per il paese è il calo dei consumi, la gente non spende e se la gente non spende il negozio rischia di chiudere e l'azienda che produce qualcosa non sa a chi venderla. Quindi abbassare le tasse soprattutto a lavoratori e pensionati per noi è il primo punto per far riprendere economicamente il paese e rimettersi sulla carreggiata, altrimenti rischiamo grosso. Bene, mi corregga se sbaglio, si può dire appunto che dalle ultime viste nei giornali, si può dire che il sindacato è un po' demonizzato appunto sia dai giornali che dalla politica? La politica è un po', come dire, mal comune mezzo gaudio, perché visto lo stato di salute dei partiti, come dire, si accontentano di poco, cioè di trascinare anche il sindacato. Noi viviamo di rapporti con le istituzioni, perché sono le istituzioni che fanno le leggi e quindi dobbiamo relazionarsi con quel mondo, perché appunto ha le responsabilità. Quindi possiamo essere visti troppo, come dire, coinvolti dalla politica. Purtroppo è un rischio che corriamo, ma d'altronde, ripeto, le regole e le leggi le fanno i partiti, le fanno i governi e quindi dobbiamo correre questo rischio. L'importante è far capire che noi abbiamo delle idee che riguardano una parte del paese, cioè il lavoro dipendente e i pensionati. Non vogliamo rappresentare tutto e tutti, che invece è un compito dei partiti, però ci sembra che le buone ragioni dei lavoratori in questo caso coincidano con le buone ragioni del paese, e cioè rimettere in moto l'economia. Concludiamo qua appunto dal Festival del Lavoro e un grazie speciale appunto al segretario generale della UIL. Grazie.